Ciao ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi è mercoledì 11 marzo e ho appena finito di pulire lo studio dove mi trovo adesso, la cabina armadio, il bagno e la camera da letto. Ho fatto delle pulizie generali nella zona notte della casa. Nei prossimi giorni registrerò il video anche dedicato alla cucina, alla sala da pranzo e al soppalco. Non mi perdo in chiacchiere, vi lascio al video perché credo che sia venuto abbastanza lungo. La stanza da dove ho deciso di partire è stata il mio studio. Come prima cosa ho passato il quasar vetri sulle finestre. La pulizia dei vetri non la faccio molto frequentemente, quindi adesso, vista la situazione, visto che siamo a casa, mi è venuta voglia di pulire praticamente ogni cosa e quindi ho passato anche i vetri. Una volta fatto quelli, sono passata ai vari mobili che ci sono nella stanza. Li ho passati tutti con il pronto e con un panno asciutto. Ho pulito per bene, insomma, tutti i ripiani, i cassetti della postazione make-up, il vetro sempre con il quasar vetri, che è il prodotto che più mi piace per pulire i vetri. Poi sono passata alla scrivania, che ancora non ho sistemato perché non so se intravedete, però è ancora segnata in quanto non sono più andata da Leroy Merlin, quindi non ho più potuto acquistare la carta che mi avete consigliato di applicare sopra la scrivania per andare a nascondere questo difetto. Quando tutta questa situazione tornerà alla normalità, andrò ad acquistarlo. Poi sono passata alla cassettiera dove invece ho tutti i prodotti di skincare e tra l'altro la settimana scorsa l'ho riorganizzata, quindi se non avete ancora visto il video ve lo lascio qui nelle schede. Poi sono passata al pavimento e ho passato prima l'aspirapolvere con questo aspirapolvere di Silvercrest che ho preso da Lidl senza filo, che è davvero molto comodo. L'aspirapolvere lo passo anche sul tappeto e poi sul tappeto vado a spruzzare questo profumatore al profumo di vaniglia che è davvero buonissimo. Arriva poi il momento di lavare il pavimento. Ho ripreso in mano il folletto anche se non sono ancora riuscita a sistemare il panno. Ho messo un po' di detersivo specifico per chi ha animali in casa. Questo non lo utilizzo sempre, lo vado ad alternare ad altri prodotti, però mi piace molto perché disinfetta molto bene e poi ha un profumo di pulito davvero davvero buono. Ho passato quindi tutto il pavimento dello studio, ho tolto il tappeto e poi ovviamente sono andata a rimetterlo e dopo sono passata alla cabina armadio, però prima vi faccio vedere il mio studio bello pulito e in ordine. Anche in cabina armadio sono partita dalle finestre, quindi prima ho pulito per bene i vetri e poi ho pulito il vetro dello specchio, che è molto molto grande. Questo in realtà sarebbe da passare almeno una volta a settimana perché comunque la polvere si fa. Poi sono andata a sistemare i vestiti che erano in giro, erano due o tre cosine soltanto, fortunatamente, e poi ho pulito per bene la cabina stessa, i vari ripiani, sono andata a spostare tutte le mie borse e ho pulito tutto. Una cosa che mi piace sempre fare è quella di avere vestiti disposti per colore e quindi sono andata a sistemare anche queste cose e tutte le grucce vuote le tengo sempre vicine da un solo lato perché sennò mi sembra di vedere disordine. Finisco di pulire i vari cassetti e poi passo all'aspirapolvere. Anche in questo caso ho utilizzato questa senza filo e poi anche in questo caso ho passato il lavapavimenti. Poi sono passata alla camera, il bagno ho deciso di lasciarlo per ultimo. La prima cosa che ho fatto in camera è stato rifare il letto, quindi ho sistemato per bene le lenzuola, i cuscini e poi sono passata a pulire i comodini. Anche in questo caso ho spolverato tutto utilizzando il pronto e poi sono passata al mio comodino dove anche qui ho tolto tutto e spolverato il libro, la candela, la pianta, insomma tutto quello che c'è sopra. La stessa cosa l'ho fatta anche sulla cassettiera che era un pochettino impolverata, devo dire, ho pulito per bene tutto, anche i cassetti. Poi ho pulito anche qui lo specchio perché era un po' impolverato e ho rimesso tutte le cose al loro posto. Ho pulito la sedia che si trova in questo angolino e anche qua ho spruzzato un po' di profumatore per tessuti alla vaniglia. Ho cambiato poi l'accessorio del folletto e ho messo questo che è specifico per fare le polveri sui ripiani.
In realtà non lo utilizzo spesso, cioè non ho mai voglia di andare a recuperarlo, però effettivamente è molto molto comodo e aspira perfettamente, quindi stavolta l'ho preso e ho pulito per bene questo mobiletto. Finito tutto ciò, ho preso di nuovo in mano l'aspirapolvere, ho passato l'aspirapolvere sul tappeto e sul pavimento e poi ho completato la camera da letto passando il lavapavimenti. Questa è proprio una routine che faccio non quotidianamente in realtà, ma una volta a settimana faccio proprio stanza per stanza nello stesso momento. Invece quotidianamente faccio a stanze alternate, non è sempre così la mia routine quotidiana. Poi arriviamo al bagno, che è quello un pochettino più lungo. Come prima cosa ho spruzzato un po' di disinfettante nel WC, ho lasciato agire per qualche minuto e poi ho pulito il tutto con una spugnetta. Fatto questo, ho messo un po' di disinfettante che lascio agire solitamente per 30-40 minuti e poi ho pulito lo scopino con la pasta che avevo acquistato da Lidl specifica per pulire per bene l'acciaio. È uno dei prodotti che più sto amando per togliere il calcare dall'acciaio e ormai sto utilizzando sempre soltanto lui. Poi sono passata al bidet, anche qui ho messo prima un po' di prodotto all'interno, ho pulito con la spugna e poi sono andata ad asciugare tutto. E poi arriviamo al lavandino, anche in questo caso prima ho passato la rubinetteria sempre con la pasta magica di Lidl e poi ho disinfettato per bene il lavandino stesso. Fatto questo, ho tolto tutte le cose che c'erano sul ripiano, ho disinfettato e pulito per bene tutto, anche i portaspazzolini e il portasapone, poi sono andata a rimettere tutto al loro posto. Ovviamente ho fatto la stessa cosa anche da questo lato, ho pulito per bene anche dietro al lavandino perché lì si forma sempre tanto sporco. Poi sono passata allo specchio che ho pulito sempre con lo stesso prodotto e poi sono passata alla doccia. In doccia ho utilizzato questo spazzolino, se così si può chiamare, che è perfetto per pulire nei punti un pochettino più difficili da raggiungere e poi ho utilizzato lo sgrassatore con la candeggina di Chantecler che mi piace davvero tanto. Ho spruzzato il prodotto su tutti e tre i lati della doccia, l'ho lasciato agire per qualche minuto e poi ho iniziato a grattare con lo spazzolino, come vedete, per bene su tutta la doccia e anche sul piano stesso perché c'erano delle macchiettine, quindi ho proprio insistito molto. Poi, passando al vetro della doccia, terribile da pulire, cosa ho fatto? Ho passato prima il viacale, l'ho lasciato agire qualche secondo, poi ho risciacquato con acqua e poi ho preso la scopa a vapore, è pazzesca per pulire il vetro della doccia. Se avete il vetro così dovete assolutamente acquistare una scopa a vapore perché vi aiuta tantissimo e dimezza molto i tempi di pulizia. Cosa ho fatto? Ho semplicemente passato la scopa a vapore sul vetro come state vedendo adesso, ho insistito molto, cioè non ho fatto solo una passata ma ho fatto più passate e poi con un panno asciutto ho asciugato tutto. La stessa cosa l'ho fatta, come avete visto, anche sulle piastrelle. Questo è un lavoro che in realtà non faccio molto spesso, le piastrelle le pulisco giusto una volta ogni tanto, mentre il vetro della doccia, ahimè, da pulire così almeno una volta settimana perché si sporca praticamente subito. Passo la scopa a vapore anche sul piano della doccia che ho notato che viene perfetto, pulitissimo, quindi ormai per pulirlo utilizzo sempre la scopa a vapore. Ho poi passato il mocio e non la scopa a vapore perché c'erano delle macchie specialmente negli angolini e quindi mi sono trovata più comoda a farlo con al vecchio metodo. Io ho concluso questa mezza giornata di pulizia passando il corridoio, che era l'ultima zona della casa, della zona notte che mi mancava. Prima ho passato l'aspirapolvere e poi sono passata alla scopa a vapore, ho disinfettato per bene tutto.
E niente, queste sono state le pulizie che ho fatto oggi qui a casa. Fatemi sapere qui sotto nei commenti come state passando invece voi le vostre giornate, come vi siete organizzate visto che bisogna stare in casa, cosa state facendo per passare il tempo. Fatemelo sapere qui sotto. Io spero con questi video di tenervi tanta compagnia. Se così, mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Un bacio!